Elisa Santoni inizia a praticare ginnastica ritmica a 5 anni e a 14 entra a far parte della nazionale. Già nel 2002 diventa capitano della squadra italiana, dimostrando di essere una vera leader sia fuori che dentro la pedana. La ginnastica ha forgiato il suo carattere regalandole valori come lealtà, coraggio, rispetto dei compagni, degli avversari e determinazione nel lavoro. La dote che la contraddistingue è la grinta, e con la sua nazionale ha vinto 100 medaglie in gare internazionali e tra le atlete italiane più medagliate di tutti i tempi. Le piacciono i tacchi a spillo, per me hanno il sapore della trasgressione, perché sto in tuta e scarpette con le mezze punte tutta la settimana. Il sabato sera è l'unico momento in cui noi amiche usciamo insieme. Agghindarsi e calzare uno stiletto 12 è una goduria. Ventiduesimo premio Fair Play Menarini, categoria Fair Play Modello di Vita, ad Elisa Santoni. Un argento olimpico, un bronzo olimpico prima ad Atene e poi a Londra, 5 ori mondiali, 10 argenti, 2 bronzi. Se leggo tutto, cioè ci metto un quarto d'ora. Un oro europei a Torino nel 2008, 5 argenti, 7 bronzi, World Cup 17 ori, 24 argenti, 13 bronzi. Se faccio il totale superiamo abbondantemente i 100. Eccoci qua. Ma quanto sacrificio c'è? Cioè, perché noi sintetizziamo le vittorie, ma quante ore di lavoro ci sono qua dietro? Giornate molto lunghe, ci allenavamo circa 8 ore al giorno, quindi mattina e pomeriggio. Al termine, col fatto che ho iniziato l'attività, e soprattutto è uno sport dove ci si avvicina molto giovani, al termine facevamo anche scuola, quindi venivano i professori in albergo e facevamo le varie lezioni, quindi giornate lunghe e intense, ma se c'è la passione, come abbiamo detto finora, si fanno con molto piacere. Elisa, giusto un aneddoto, perché io ho iniziato a giocare a pallavolo perché sono rimasta fulminata da un cartone animato, Mila e Shiro. Però guardavo sia Mila e Shiro che Hilary, armoniosa Hilary. Quindi volevo sapere se per caso anche per te è scattata la scintilla guardando magari questi cartoni animati, oppure che cosa è successo nel tuo caso? No, in realtà Hilary l'ho scoperto dopo. Mi ero già avvicinata all'età di 4-5 anni grazie ad una mia amica che aveva iniziato a praticare questo splendido sport, un po' per gioco, un po' così per divertimento, per passare il tempo libero. Poi è nata una vera e propria passione. E poi ho scoperto Hilary, quindi mi sono appassionata anche di quello, e mi è sembrato anche particolarmente strano, visto che comunque la ginnastica ritmica è sempre stato un po' considerato uno sport di nicchia, quindi è stato per noi anche, ci ha fatto estremamente piacere, perché abbiamo detto almeno qualcuno inizia a conoscere questa bellissima disciplina che purtroppo non era ancora così conosciuta. L'abbiamo vista poco fa, nelle immagini, dici due o tre cose? Del tuo sport, così facciamo anche un po' di didattica e sì, di promozione. Il nostro sport è uno sport molto completo, è eleganza ma anche forza, è uno sport molto, molto raffinato, che coniuga la danza classica, quindi la cura del movimento, anche poi ha una preparazione fisica molto sostenuta, quindi sicuramente è uno sport molto completo. Gli attrezzi che utilizzate, così li ricordiamo? La fune, il cerchio, la palla, le clavette e il nastro. Spesso ci confondiamo con la ginnastica artistica, ma effettivamente sono due discipline totalmente differenti. Il tuo preferito? Allora, sono stata abituata ad utilizzarli un pochino tutti, quindi alla fine, in base anche all'esercizio, alla musica che utilizzavo, mi appassionava ancora di più a quell'attrezzo. La palla mi piace moltissimo, ma devo dire che anche gli altri... Vedi la palla? La prossima volta ti facciamo fare un'esibizione sopra con la Rapo. Allora, per premiare Elisa Santoni... Consegna il premio Fair Play Modello di Vita a Alessandra Paglicci del comitato organizzatore e il diploma di ambasciatore Fair Play Bruno Failla, questore di Arezzo. Grazie. Buonasera. Buonasera dottore, grazie, eccoci qua. Allora, eccoci qua, sorridete a beneficio degli obiettivi.